La Gran Gala di Ilario Sport, siamo qui con Simone Bridarolli, con il grande Fritz, portierone del Maslianico, e con il vice allenatore Antonio Quartodecimo. Vi chiedo subito, partirei da Fritz perché è il numero uno, quindi viene per primo. Come sta andando questa stagione? Siete partiti all'inizio bene, poi un po' così così, cambio di allenatore, adesso insomma sembrate aver trovato la giusta direzione. Ma è quello che ci auspichiamo sicuramente. Siamo partiti bene, con entusiasmo, considerando che è una squadra completamente rinnovata, hanno tenuto quattro giocatori della passata stagione, per cui l'entusiasmo iniziale ha incontrato qualche difficoltà nel percorso, perché comunque quando si cambia tanto gli equilibri da trovare sono sicuramente non semplici. C'è stato poi un avvicendamento sulla panchina da mister Murgiano a mister Manzo. Sicuramente adesso abbiamo trovato una quadratura, una mentalità vincente che sicuramente mister Manzo e mister Quartodecimo, che è qui di fianco a me, hanno comunque portato, grazie anche alla loro grande esperienza. Ecco, chiederei proprio a Brida, qual è stata la differenza più grande appunto fra il periodo con Murgiano in panchina, il periodo di Manzo? È la mentalità che ha fatto la differenza? Oltre alla mentalità, anche il fatto che Murgiano ha fatto secondo me un grandissimo lavoro inizialmente sul piano del gruppo. Mister Quartodecimo e mister Manzo hanno trovato, tra parentesi, perché le difficoltà ne hanno avute moltissime anche loro, uno spogliatoio completo e vero. Loro ci hanno dato tanto, veramente tanto, sotto l'aspetto, come diceva Frigerio, della mentalità per voler raggiungere un qualcosa. Quello che prima abbiamo faticato ad avere, quella è stata veramente la differenza per i risultati che stiamo facendo. Approfittando per salutare sia Paolo Murgiano che Mario Manzo, che è a casa con qualche linea di febbre, chiederei invece al mister, secondo mister, che squadra ha trovato e che società ha trovato anche a Maslianico. Abbiamo trovato una società abbastanza organizzata, un bel gruppo, e niente, abbiamo messo la nostra esperienza al servizio del gruppo e speriamo che questo possa servire per arrivare al risultato comune, cioè giocarci i playoff, diciamolo. E l'obiettivo del gruppo è quello, ci crediamo, poi non dovesse arrivare, non è un dramma, non ne faremo un dramma. I playoff saranno difficili, però non sono impossibili. Fritz, tu non hai credo mai giocato nel girone di Varese, che girone hai trovato? Ma sicuramente è un girone molto competitivo, la classifica parla chiaro, è un equilibrio costante nella classifica, in 8-9 punti ci sono almeno 10 squadre, per cui con la regola ovviamente dei 3 punti è un attimo stare dalla parte alta e guai ad abbassare la guardia. Noi adesso siamo in un momento molto positivo, contiamo di starci il più a lungo possibile per poter raggiungere quello che è l'obiettivo prefissato. Poi quale sia sinceramente non te lo so dire, stiamo in silenzio, lavoriamo duramente tutta la settimana, tutte le settimane, non guardiamo la classifica, pensiamo alla domenica, alla partita che troveremo direttamente, e poi i conti si fanno in fondo. Per citare Mario Manzo, l'obiettivo è sempre la prossima partita, diciamo. Assolutamente sì. Voglio chiudere con Brida, che è stato pallone d'oro nel 2012, chiedendogli chi sarà il pallone d'oro lariano del 2015. Pallone d'oro del 2015. Yeah. Io lo dico veramente, questa non c'entra pallone d'oro, non c'entra. Due giocatori forti come Moreno Capra hanno visti veramente poco. E sta facendo la differenza anche quest'anno. L'ha sempre fatto. Poi lo aiuto io, quindi siamo a posto. Infine un flash su questa serata. Un flash sulla serata. Beh, una bella serata, l'allegria, bella, organizzata abbastanza bene. Io sono recidivo dalla scorsa stagione e secondo me abbiamo fatto ancora dei passi avanti, per cui complimenti a tutti. Posso una cosa, la squadra voleva fare tanti auguri a Mattia, che è appena nato, figlio di Moreno, è nato il 15 e volevamo fare tanti auguri, tutta la squadra voleva fargli tanti auguri. Auguri anche dalla redazione di Ilario Sport. Grazie ragazzi.